Ieri hanno ucciso un imam per la strada. Va' a tu. Il vostro monastero deve avere una protezione militare. Le atrocità ricominceranno. La mia decisione è presa. Rifiuto. E che facciamo se vengono al monastero? Ci facciamo uccidere tranquillamente? È un rischio. Tu sei stato innamorato? Sì, diverse volte sì. Ho fatto paura dei terroristi, e ancora meno dell'esercito. Non ho nemmeno paura della morte. Sono un uomo libero. Uomini di Dio, Des Hommes et des Dieux, è il film che è nelle sale del Ticino e di cui vogliamo parlare questa sera con Claudio Mesognà, che è giornalista, è stato giornalista televisivo, quindi anche giornalista di immagini, è direttore del Giornale del Popolo ed è un laico consacrato. Il tema di questo film è l'esperienza religiosa di questi monaci, ma inserita in un contesto particolare come quello dell'Argeria il film racconta il periodo prima della tragedia consumata con sette monaci che sono stati rapiti e poi uccisi. Ma il racconto scava nella storia, nel processo di queste persone di decidere di rimanere nel luogo che avevano scelto per la loro vita. Claudio, credo che il tema della vocazione di queste persone sia una delle prime cose che salta all'occhio, credo, dopo pochi minuti di film. Assolutamente sì, sono loro i protagonisti. C'è una straordinaria recitazione, direi, perché riuscire a mettere in scena delle persone che vivono eh, questa vocazione, tra l'altro monacale, cistercense, trappista, eh, in un paese di missione. Al cuore c'è questa vocazione ed era. Difficile, ci volevano dei grandi attori, un regista capace di, di ispirarli, di dirigerli bene, dei dialoghi veramente all'altezza per poter entrare fino, fino nelle giunture più profonde dell'io di ciascuno di questi monaci. Ah, ho un'amica non credente che dopo aver visto questo film uscendo diceva ho finalmente capito che si possa anche fare una scelta così particolare come quella di andare eh, in una trappa e vivere in quel modo lì. Mi colpiva per il fatto che eh, questo film davvero può parlare a chiunque, un pregio straordinario questo. Sì, sì, sì. Lo si vede dalle critiche che riceve, lo si vede dal fatto che a Cannes ha vinto il Gran Premio della primo. Giuria, lo si vede dal fatto che a Parigi ha fatto due milioni di spettatori nel giro di tre settimane ma bastano pochi dialoghi, c'è un dialogo eh, verso l'inizio del film tra uno dei monaci, quello che fa il medico anche a un ambulatorio dove cura la povera gente del villaggio, di questo villaggio della Cabiglia, con una giovane, eh, una giovane ragazza musulmana del posto che gli chiede un breve dialogo, tu sei stato mai innamorato e lui le risponde molte volte. Molte volte. E poi mi sono innamorato di qualcuno che mi ha portato a fare questa scelta, che ormai ho fatto da 60 anni, lo dice in un modo che direi che fa passare nella storia del cinema. Che cosa può, essere, può far capire insomma, cos cosa può essere una, una vocazione virginale vissuta con una scelta di questo genere, più di, di, tante altre, di tanti trattati. Ma è importante, l'ho già sottolineato prima, Parliamo dei contenuti, dei messaggi di questo film, ma non perché sia un documentario giornalistico o un, peggio un sermone televisivo come, dove si parla della consacrazione dei monaci, del monachesimo, della missione, del rapporto con l'Islam, niente di tutto ciò. È un film che racconta una storia, ma lo fa così bene: la storia è significativa è realistica perché è basata su documenti e credo anche testimonianze dirette di chi è sopravvissuto e viveva insieme a questi monaci. Tutto questo ne fa un'opera un, un d'arte che parla attraverso le immagini, i volti, secondo me sono straordinarie le riprese dei volti di questi monaci che vivono questo cammino di, di conversione che gli porterà da una situazione di terrore e di paura alla decisione difficile di restare in quel luogo ma attraverso quella che è proprio la conversione cristiana, cioè un approfondimento del loro rapporto con Gesù Cristo che li porta ad essere anche liberi e capaci di una decisione del genere. E tutto questo passa attraverso i volti, attraverso dialoghi di vita quotidiana, attraverso scene di vita quotidiana, non attraverso... Discorsi come stiamo facendo no, a noi certo, inevitabilmente certo. adesso. <ride> Siamo andati a trovare Fra Agostino, eh, un frate eh, cappuccino eh, della Madonna del Sasso e gli abbiamo chiesto di aiutarci un po' a capire sia questa scelta eh, vocazionale sia anche quello che vedremo dopo: la tematica del martirio. Lo ascoltiamo chi fa l'incontro eh, del Signore che lo chiama o lo invita a fare una scelta di vita che lo porti a vivere più da vicino quella che è stata la vita del Signore, poi espressa proprio nella, nella castità, nella povertà, nell'obbedienza che sono stati degli elementi della vita del Signore, si lascia coinvolgere fino ad arrivare eh, a una solidità più eh, affermata di quella che è la propria scelta. Fino ad arrivare a una scelta estrema come quella di accettare di vivere coerentemente e fedelmente la propria scelta fino a dare la vita, ma questo perché l'ha fatto Gesù in primis per il cristiano. È un conformarsi totale a quella scelta di essere amore per il prossimo che può arrivare fino a dare la propria vita. Ecco fra Agostino. Non è un monaco, è un frate, infatti ci teneva a precisarlo, ma evidentemente coglie l'essenza di quello che anima in fondo questa comunità che nel film noi seguiamo per un percorso, proprio un percorso di maturazione, in un momento evidentemente drammatico. Questo in una descrizione molto bella del rapporto con la realtà islamica che li circonda. Mi colpiva per esempio una frase bellissima di una donna del villaggio che di fronte all'incertezza di questi monaci che non sanno bene se star lì o scappare diceva ma eh, noi siamo gli uccelli e voi siete il ramo su cui noi ci posiamo se ve ne andate noi non avremo più eh, dove posarci. Siamo come uccelli su un ramo. Non sappiamo se dovremmo andarcene. Gli uccelli siamo noi, il ramo siete voi alla costruzione del, del, della sceneggiatura del film hanno partecipato due testimoni viventi e ci sono proprio le lettere, i documenti di questi testimoni, no di di i diari, monaci, diari sì. eccetera. Perché eh, rendono molto ripetibile? Ma perché secondo me il gran segreto è che ci vuole un incontro. Tra noi parliamo di dialogo, di convivenza, eccetera. Sta andando in crisi proprio in questi giorni, sta andando, è andato in crisi, ma proprio in questi giorni, grazie alla signora Merkel, in tutta Europa si discute del fallimento del multiculturalismo. Il multiculturalismo eh, significa un, un vivere eh, accanto eh, a, ai, da parte nostra, allo straniero musulmano, eh, rispettando. Eh, la sua cultura, religione eccetera ma, mh, e, e viceversa ma nell'indifferenza pressoché teorizzata no? restino tante culture diverse e buonanotte tanto, vale è un dialoghi, tanto no, fra... vale una vale l'altra tanto una vale l'altra è una macedonia invece nel dialogo vero c'è cioè l'incontro c'è cioè quello che viene mostrato lì nell'incontro ci vogliono due io due eh, persone il, il musulmano e il cristiano che sono consapevoli, che sono fedeli, eh, ma consapevoli di quello che stanno vivendo nella loro fede e che hanno da comunicare qualcosa di interessante. Qualcosa di interessante che è un modo di affrontare la vita di tutti i giorni, di affrontare l'amore. Quella ragazza, per esempio, inevitabilmente eh, si sarà accorta che c'è un modello di rapporto uomo-donna in Occidente eh, che per fortuna implica che... Al matrimonio si arrivi attraverso l'innamoramento e potrà anche ritenerlo preferibile a quello in cui la famiglia decide chi sposerai a buonanotte. Questi monaci, raccontando la loro vocazione eh, in modo discreto, no? parlando con queste persone. Sì, perché eh, di fatto non fanno un esplicito lavoro di evangelizzazione, lavoro. No, assolutamente. Lavoro, ecco, Non è il lavoro per, portare, per battezzare la gente e portarla nella Chiesa Cattolica, è, un, è quasi un. Sì, c'è un aspetto di, di, di proposta e quasi di sfida. Io ti faccio, ti testimonio, ti faccio vedere qual è l'umanità che vivo a partire dalla mia fede e te lo dico esplicitamente, che viene dalla mia fede, ti faccio vedere come, ma ti parlo di una, e ti mostro la mia umanità. Tu fa lo stesso. Ecco, da questo può nascere qualche cosa di diverso dal multiculturalismo e dalla integrazione intesa in senso, come dire, assimilatorio. No? Può nascere quello che, un, un nostro caro amico comune Angelo Scola, il patriarca di Venezia, chiama Meticciato. C'è cioè qualche cosa in, che è, una, è una, sicuramente un, un contributo di entrambe le, le culture eh, diverse, naturalmente eh, anche con una concorrenza, diciamo così, no? perché alla fine prevarrà un modello umano, dovrebbe prevalere un modello umano che è quello che si impone per una maggior ragionevolezza, una maggior larghezza una maggiore ampiezza di vedute di rispetto della realtà che non un altro, ma bisogna accettare questo, ma c'è addirittura una scena drammatica, ma che eh, la dice lunga su questo aspetto eh, dell'essere chiari eh, di fronte all'altro con la propria cultura, con la propria esperienza, quando la banda armata di notte arriva, non è ancora il momento in cui porteranno via i monaci, ma arriva, fa irruzione e eh, è la notte di Natale e l'abate dice a queste persone quando se ne stanno già andando, potrebbe evitare di dirlo, ma invece quando questi se ne stanno andando dice ma lo sai che questa è la notte importante e l'altro riconosce in questo, ed è una scena molto bella per il fatto che è come se si recuperasse ancora un barlume di, di umanità e di possibilità di dialogo e di scambio. Ma sulla questione appunto della, della maturazione, dell'arrivare al martirio, perché questi non sembrano degli eroi, sembrano delle persone normali che hanno fatto una scelta evidentemente vocazionale e che a un certo punto arrivano a maturare la decisione: no, non ce ne andiamo per una fedeltà a questa vocazione, per star vicino alle persone musulmane, fra l'altro. Ci vogliono i due elementi, Padre Agostino diceva. È accettabile il martirio semplicemente perché Cristo ci è passato e il cristiano vive immedesimandosi sempre di più in Cristo. E Cristo ha detto chi mi segue avrà la vita eterna e il centro qua giù, e poi si dimentica spesso che ha aggiunto e persecuzioni in questo mondo. Le persecuzioni fanno parte, il cristiano lo sa, non le cerca, ma sa che arriveranno e sono inevitabili. Ma per poterle vivere con quella pace interiore, eh, con quella letizia inalterabile che vediamo sui loro volti, proprio nell'imminenza della, 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 della conclusione della, della, del dramma, cioè nell'imminenza della strage, deve avvenire quello che anche il film riesce a mostrare in alcuni momenti delicatissimi, eh, dove entra proprio nella preghiera di, di, ognuno di, di alcuni di questi monaci. Quindi nel rapporto con Cristo, deve crescere questo rapporto per ognuno di loro, questa è la loro conversione. E man mano che cresce allora diventa anche, eh, diventano capaci miracolosamente di, di stare ad aspettare che i terroristi li vengano a prendere, come dici giustamente lo fanno anche per che vogliono bene alla gente del villaggio, vogliono bene anche ai terroristi, l'hanno dimostrato in più di un'occasione, perché eh, il medico cura anche loro sì, quando sì, stanno fanno... ma eh, anche per amore degli amici del villaggio, del, degli abitanti del villaggio, tutti musulmani vogliono restare, ma è per immedesimazione a Cristo, come diceva bene padre Agostino. Che... Ascoltiamolo ancora padre Agostino, proprio su questo aspetto. Sono stati più fortunati del Signore che abbiamo detto prendiamo ad esempio per ogni vita consacrata. Il Signore in fondo davanti al martirio che si profila, alla croce che si profila, si trova lasciato solo dai suoi discepoli. Nell'orto del Gezzemani si è da solo con il Padre a pregare e dire Padre se vuoi e se puoi allontana da me questo calice. Poi Padre sia fatta la tua volontà, una scelta che ha dovuto poi maturare effettivamente da solo. È bello poter pensare che invece, ispirati da questo esempio del Signore, altre persone, riflettendo come in questo caso e pregando assieme, sono arrivati a una consapevolezza comune. Che direi però, con le, se includiamo l'evento della Pentecoste, in questo processo di maturazione che è stata anche degli Apostoli, possiamo dire con la forza dello Spirito anche loro sono usciti dal cenacolo, anche loro erano pronti ad annunciare il Vangelo, anche loro erano maturati fino alla scelta del martirio che poi comunque è stato di tutti loro. Penso che comunque. L'intervento dello Spirito Santo non sia da escludere, quindi questo dono di Dio che dà la forza anche di affrontare il martirio, dobbiamo tenerlo in considerazione. Come comprendere questo processo e quindi questa scelta del martirio? non essendo necessariamente credenti, non facendo un'esperienza che possa aiutare a, a, a sentirsi in sintonia. Dove sta eh, la chiave di, di, di questa capacità che in fondo il regista, che credo non sia neanche credente, è riuscito a usare? Non bisogna parlare di scelta del martirio, non è stata tale neanche per Gesù Cristo che ha chiesto al Padre se fosse possibile di, di evitarglielo. non l'ha scelto, tantomeno per, per noi cristiani. Però è il modo in cui si arriva probabilmente lì che eh, qui è mostrato in, in questo film eh, la, cui, la cui genialità consiste... Come dire, non potendo giocare sulla, anche sulla suspense del cosa succederà, perché si sa già in partenza che ci sarà la strage dei monaci, verranno sgozzati, verranno comunque ammazzati e decapitati. E il regista ha deciso di giocare sul dramma interiore che ciascuno di loro e loro insieme eh, come comunità vivono per arrivare fino a lì. Lo mostra in modo così realistico che alla fine, dicevo appunto, i volti, fa vedere. Non degli eroi, non degli, degli eroi avventati, non dei, dei, dei romantici avventurieri che, o, de, o degli narcisisti che pur di, di far parlare di sé si buttano al fuoco e vanno a, a farsi ammazzare o, o lo fanno per ragioni politiche o lo fanno perché Allah ce l'ha chiesto, niente di tutto ciò. Si vede della gente che anche di fronte a questa prospettiva... Eh, vuole vivere, vuole starci fino in fondo sperando fino all'ultimo che non accada questo no? ma se questo è il destino terreno che li aspetta sono disposti a, ad affrontarlo con tremore e certamente assistiti dalla grazia dello Spirito Santo come ha detto padre Agostino poco fa un film quindi assolutamente eh, da vedere direi proprio sì <ride> ma lasciamo a fra Agostino la conclusione di questo incontro se penso ai primi martiri francescani, erano anche un gruppo di sei frati. Francesco ne fu subito entusiasta, disse adesso ho veramente dei frati minori, adesso che ci sono anche dei martiri. Anche questi erano sei assieme, non erano martiri singoli. Sì. Nei suoi scritti leggiamo che invitava comunque a non vantarsi del martirio degli altri, ma di testimoniare con la propria vita il proprio dono, il dono di se stesso. È chiaro che davanti a martiri singoli eh, c'è sempre un senso forte di, di commozione, di coinvolgimento, di ammirazione per la coerenza di vita che ha portato fino a quel momento. Forse l'esempio, magari nel francescanesimo così, forse più commovente, è quello di Massimiliano Colbe, ma penso che in ogni martirio in fondo si riscontra... Eh, qualche cosa di affascinante, in fondo, proprio per la coerenza con la quale l'amore è stato portato fino all'estremo.